Amiche e amici di un sentiero per amico, ci siamo quasi. Ogni promessa è un debito. E io avevo con voi un debito in seguito alla precedente uscita alla ricerca del ponte di Napoleone. Vi lascio il link in descrizione. Se avete seguito quella puntata, sapete che non è andata a finire bene perché mi sono preso una grandinata e il temporale molto violento mi ha fatto desistere e sono tornato indietro. Quindi è rimasta in sospeso l'escursione al Lago Larecchio e proprio perché era una promessa l'ho mantenuta e ci siamo quasi. Benvenuti all'Alpe Larecchio. Ora proseguiamo per il sentiero, sono poche centinaia di metri come vi ho detto, stiamo per arrivare dietro quel promontorio, c'è il Lago Larecchio, siamo ormai a oltre 1900 metri di altitudine, come vedete la vegetazione è di alta montagna e poco sopra di noi inizia a diradarsi per sparire poi del tutto sopra il limite della vegetazione di oltre 2000 metri. Eccoci, siamo quasi arrivati al lago. La cosa interessante è che le acque del lago si riversano nel pianoro qui sotto e creano tutto questo intrico di canali. Bellissimo, bellissimo.
eccoci qua al Lago Larecchio finalmente. Distesa di rododendri che è spettacolare, guardate, è tutto ricoperto di rododendri, bellissimo. Questi devono ancora fiorire, purtroppo qui qualcuno fiorito c'è, ma la maggior parte deve ancora fiorire, siamo probabilmente in anticipo di un 15-20 giorni sulla fioritura, però immaginate cosa deve essere qui. Tra un paio di settimane questi sono tutti rododendri, è qualcosa di incredibile, incredibile. E alle mie spalle c'è questo spettacolo.
Allora, amiche e amici, sono sceso dall'Alpe Larecchio e mi trovo al Ponte Napoleonico, da dove tutto era partito, e mi sembra giusto far finire qui il video. Io spero che le immagini di quel magico alpeggio vi siano piaciute. E a me rimane una mezz'oretta di cammino assolutamente non impegnativo, quindi il video lo possiamo terminare qui. Non vi ho fatto vedere la salita all'Alpe né la discesa, perché devo essere sincero, tutto sommato il sentiero si snoda all'interno di un bel bosco, ma è un po' monotono. È una lunghissima salita ed è una discesa ancora più lunga, un po' monotona, quindi onestamente ho preferito tagliare quella parte lì. Io come sempre vi ringrazio moltissimo per avermi seguito anche questa volta. Vi sarei veramente grato se accendeste la solita campanellina e metteste un like. Come voi sapete, a voi non costa nulla, ma per me è energia positiva per andare avanti. Vi saluto, alla prossima. Ciao a tutti.